Dunque, il nazifascismo, sono i grandi temi della realtà per cui siamo passati tutti quanti, noi italiani, europei e gli esseri umani in generale. Il nazismo e il fascismo, parlandone adesso con distacco, senza l'irritazione e lo sdegno che danno quando li si conosce direttamente, parlando con distacco, sono le due facciate opposte di una stessa realtà, di uno stesso periodo. Erano due posizioni opposte in cui si è tentato di imbarcare anzitutto dei popoli all'avanguardia della modernità in quell'epoca lì, cioè nella metà del secolo passato, nella metà del Novecento. Quindi erano imbarcati due popoli. Uno era il popolo russo che era in mano ai sovietici. Scusi professore, sì, lei ci ha anticipato, parlando di nazifascismo e anche di comunismo. E certo, appunto è lì che sto arrivando, Sì, sono sì. due realtà speculari, soltanto che sono su due foglie, le due facciate opposte dello stesso foglio. C'era, ripeto, guardando oggi, cercando di vincere lo sdegno, sia per quello che predicava l'uno, sia per quello che predicava l'altro, il nazismo e il comunismo. C'era una paura terribile dell'uno rispetto all'altro. Si vedevano due impegnati in una lotta mortale, tanto che sono state delle dichiarazioni dei capi, dei personaggi principali, eccetera, in cui si diceva che, non so, per esempio il comunismo sarebbe stato tale per tutto il millennio. Non vado a prendere uno per uno perché dopo basterebbe assorbire tutto il nostro incontro. Quindi c'era grande paura dell'uno rispetto all'altro, paura che era fondata, perché uno vedeva nell'altro la sua posizione diretta. C'era quindi l'impostazione dei rapporti tra l'uno e l'altro, era dobbiamo togliere di mezzo quell'altro, perché sennò quell'altro si allarga sul mondo intero e potrebbe essere la fine della nostra storia, eccetera. Che comportava una confusione terribile, una valutazione erratissima della realtà. Comunque, io ho avuto modo di vederli tutti e due alla prova al fronte russo. Già nel viaggio verso il fronte avevo avuto modo di avere, avevo avuto la sensazione che lì le cose erano molto diverse in Italia dove c'era il fascismo. Noi italiani siamo andati al fronte russo, comunque abbiamo avuto a che fare con i tedeschi nel Novecento, partendo da un'idea bonaria nostra, che i nazisti in sostanza fossero dei fascisti tedeschi, cioè dei fascisti più rigorosi nell'affermazione dei loro principi, ma soltanto la stessa pasta dei fascisti nazisti, come ancora adesso c'è molto quel riflesso qui, questa opinione qui, fossero due aspetti diversi di una stessa medaglia, cioè i fascisti, i nazisti, secondo noi italiani qui all'inizio della guerra, quindi a metà del Novecento,
i fascisti, i nazisti erano dei fascisti più rigorosi, come già accennavo, ma pur sempre la stessa pasta dei nostri fascisti, che era un errore veramente totale proprio. C'era una visione dell'umanità e della sorte degli uomini, eccetera, completamente diversa dagli uni degli altri. I fascisti qui da noi erano dei reazionari, in sostanza, cioè contro il pericolo comunista, contro altri pericoli che vedevano loro facevano la reazione, eccetera, ma basandosi su concezioni che messe insieme alla Carlona da loro, senza fondamento, senza, quindi erano molto meno pericolosi. I nazisti invece erano pericolosissimi, perché volevano impostare la condotta degli uomini che non doveva limitarsi alla Germania, secondo loro. Poi quando c'è stato il duello con il resto dell'Europa, la Germania, l'Europa, al continente nord asiatico che era la Russia, ma doveva essere l'idea che doveva plasmare l'umanità nei secoli futuri. L'attacco dei tedeschi alla Polonia, all'Unione Sovietica, della Germania all'Unione Sovietica, è stato determinato dall'esperienza del mondo sovietico visto non abbastanza da vicino. È un'esperienza che è un giudizio che abbiamo ancora noi oggi, per esempio, dei russi, che sono dei confusionari, dei casinisti, eccetera, e lo sono effettivamente, anche lo sono, ma dietro questa facciata qui c'è tutta una realtà, eccetera, che bisognerebbe conoscere per giudicare seriamente. Fatto sta che i tedeschi, quando hanno fatto gli accordi con Stalin, Hitler ha fatto l'accordo con Stalin per poter avere le mani libere e cominciare a sottomettere l'Occidente, e ha avuto le mani libere e si trovava in una posizione particolarmente felice dal punto di vista dei tedeschi, che avevano una possibilità di produzione tecnica, di armi, eccetera, veramente enorme, e nello stesso tempo avevano una scarsità relativa di viveri e di elementi vitali elementari. E Stalin dava a Hitler tutti questi elementi qui, li dava in abbondanza, e in cambio lui dava ai russi quello che poi sono state le possibilità per i russi di costruire quella realtà militare che hanno costruito. Uno sottovalutava l'altro in tanti aspetti. Invece erano pericolosissimi per tutta l'umanità, tutti loro allo stesso modo. Quando c'è stato l'attacco dei tedeschi al resto d'Europa, eccetera, c'è stato, anzitutto però prima c'è stato l'attacco alla Polonia, che i due compari, Stalin e Hitler, si erano divisi in due, metà per uno. I tedeschi hanno occupato immediatamente la loro metà, i russi non venivano mai avanti nella loro metà. I tedeschi, a un certo punto, gli dava fastidio che c'era ancora un esercito polacco, cioè pure dalla parte della metà dei russi. Sono entrati dentro nella metà dei russi a battere l'esercito polacco, come hanno battuto con una certa rapidità, e poi hanno fatto il bel regalo a Stalin, Hitler ha fatto il bel regalo a Stalin: ti do la mezza Polonia che è di tua spettanza.
E lì poi ha continuato la guerra contro l'Occidente, ricevendo dalla Russia quei rifornimenti di cui abbiamo parlato prima. Poi a un certo punto ho cominciato a riflettere i nazisti e a dire: ma noi facciamo gran conto dei comunisti, dei russi, eccetera, ma ci sbagliavamo, perché lì sono dei casinisti che se, noi è vero che adesso con il loro aiuto possiamo far fronte bene abbiamo fatto fronte al resto d'Europa, non messo sotto tutto il resto d'Europa. Poi a un certo punto hanno attaccato la Francia, stanno mettendo tutta la Francia, con l'Inghilterra anche erano in vantaggio, eccetera. Noi abbiamo sbagliato, noi per quello che riguarda i russi. Noi i russi, i comunisti dell'est, li possiamo tranquillamente attaccare. In un paio di mesi a farla lunga li mettiamo sotto e poi dopo possiamo continuare il resto della guerra senza il peso di questi qui che qui dobbiamo fornire. Teniamo tutto noi, ci serviamo anche le risorse della Russia, eccetera.